siamo imbottigliati nel traffico e come se non bastasse abbiamo sbagliato strada, dobbiamo arrivare in fondo e ritornare indietro perché abbiamo superato l'uscita di Milano. Sono youtuber, per loro il cellulare è vita, hanno sempre il telefono in mano. Proprio loro, che stavano da due giorni in auto per una challenge sui social, proprio loro non sono stati in grado, o forse non hanno voluto, digitare tre semplici tasti. Non hanno chiamato il 118. I ragazzi che erano a bordo del SUV Lamborghini sarebbero quindi rimasti a guardare senza fare nulla, mentre il piccolo Manuel era qui, lottava tra la vita e la morte con la sua sorellina e la sua mamma, ferite dopo l'incidente. La loro posizione, visto tale comportamento, potrebbe aggravarsi. Matteo Di Pietro, il ventenne indagato per omicidio stradale e lesioni, non sarebbe in Turchia come detto ieri, ma come ha sottolineato il suo legale, si trova in Italia a disposizione dell'autorità giudiziaria. A 8 giorni dal fatidico impatto ancora c'è da chiarire l'esatta dinamica. I vigili urbani, i primi sul posto per i rilievi, negano il coinvolgimento di altre auto, escluderebbero l'ipotesi quindi di un sorpasso azzardato.